E partì una grossa campagna con decine e decine di migliaia di adesioni, ma militanti nelle piazze, sviluppando un movimento all'insegna della lotta per la pace. Faceva parte, chi visse quell'epoca se lo ricorderà, anche un ex generale della NATO, Nino Fasti, che però dette un notevolissimo contributo in quel periodo in termini di conoscenze tecnico-militari che dovevano avere. Quindi erano momenti di grande mobilitazione. Milano era sicuramente centro di tutto questo, come lo era stato anche in precedenza. Ricordiamo il momento della grande mobilitazione popolare contro la guerra del Vietnam, ricordiamo le manifestazioni, vado a memoria, mi pare che fu nel 72, se era alla fine del 72, c'era la piazza del Duomo piena. Era probabilmente, se ricordo, l'ultimo dell'anno, piena migliaia e migliaia di persone che erano con il popolo vietnamita contro l'imperialismo statunitense, che denunciavano, che esprimevano, e contemporaneamente negli Stati Uniti si faceva altrettanto, e questo fu un elemento importante poi nella vittoria dovuta ovviamente all'eroismo dei vietnamiti nello sconfiggere l'aggressore. Allora, ora guardiamoci negli occhi, qual è la situazione oggi? Qual è la situazione? Se si può, diciamo, tratteggiare molto rapidamente, e penso che si possa dire che quel momento di grandi mobilitazioni, che certo non impedivano le guerre, questo d'accordo, ma questo non voleva dire che fossero dei fallimenti, anzi, anche proprio dalle sconfitte cresceva la coscienza, si allargava la consapevolezza, la coscienza sociale, per andare oltre, per immaginare un futuro diverso. E non a caso, in quello stesso momento, la classe operaia, i sindacati erano all'offensiva e ottenevano, diciamo, delle vittorie che fino a quel momento potevano sembrare impensabili. Certo, non si cambiava il sistema, certo, ma si strappavano conquiste in termini di democrazia interna in fabbrica, in luoghi di lavoro reali. Da allora a oggi cosa è avvenuto? Uno scollamento, una perdita di terreno, via via, arretrando, in trincee sempre più arretrate, per salvare il salvato. Uno dei problemi che risale non ancora è proprio quello dello scollamento tra lotta contro la guerra, lotta per la pace, e lotta per il lavoro, lotta per i diritti fondamentali dei lavoratori. C'è uno scollamento, indubbio, c'è uno scollamento indubbio, nonostante voci che premono soprattutto dal lato del movimento per la pace in questo senso, che è un'unica lotta, che è un'unica lotta, perché non a caso la perdita di coscienza sulla minaccia che ci grava oggi ancora più tremenda sulla testa, anche di guerra nucleare, la perdita di capacità di mobilitazione, gli scoraggiamenti, hanno seguito un corso che è intrecciato con quella della perdita del terreno sul piano ideologico, sul piano di una visione del mondo alternativa, sul piano di battersi giorno per giorno senza cedere, ma con orizzonti vasti, no, si perde l'orizzonte. E oggi, diciamo in termini molto crudi, non sto facendo di un mio spazio, sia chiaro, ma in termini molto crudi, la grande maggioranza ha fatto abitudine alla guerra, ma non fa più sensazione più di tanto. Accende il televisore, l'Arabia Saudita ha attaccato un paese, lo Yemen, chissà perché, cercherò di capire qualcosa, però non mi sconvolge più di tanto, eppure c'è una strada, ne parlerò sicuramente dopo Marinello, penso. Quindi l'abitudine alla guerra, il cominciare a ragionare secondo le categorie di chi domina, cioè in cui perfino nel linguaggio
il disoccupato che perde lavoro ingiustamente, che è buttato sull'astico, diventa un esubero, per esempio, un esubero, ci sono gli esuberi. C'è una perdita di terreno dovuta al fatto che piano piano un numero sempre maggiore di persone ragiona con le categorie di chi domina, con le categorie mentali, non solo, ma arriva poi ad avere una sorta di militarizzazione delle menti, in cui si ragiona proprio in quei termini, quando si parla dei diritti umani, e quindi si ascolta la voce della casa madre, che sono gli Stati Uniti d'America, la più grande democrazia del mondo nella difesa dei diritti umani, eccetera, eccetera. E nel frattempo avviene quello che avviene. In poche parole, che cosa? La guerra fredda, e qui ci potrebbe una riflessione anche sulla guerra fredda, ma non abbiamo tempo di farla, il termina, si sa, con nel 91, lo prima scioglimento del patto di Varsavia, dopo il crollo del muro di Berlino, e poi la disgregazione della stessa Unione. A Washington hanno molto bene in mente che cosa fare, come il personaggio che prima parlava, no? Ma lì l'hanno bene in mente a Pentagono, nella Casa Bianca. Cioè, abbiamo vinto, non abbiamo più davanti la potenza sovietica che minacciava il nostro dominio, e ora dobbiamo approfittare della situazione. Allora, uno, bisogna riconvertire la NATO, perché davanti non abbiamo più il nemico di sempre, cioè la minaccia sovietica, come veniva presentata. Non solo, ma dobbiamo far sì che in futuro, riassumo a documenti integrali, che tra l'altro ho anche ricordato in un libro che è uscito da poco, dobbiamo far sì che non si crei una situazione per cui altre potenze o gruppi di potenze possano contrastare la nostra predominio nel mondo. Detto così, tranquillamente. E nelle situazioni da tenere sotto controllo c'è in particolare l'Europa, intendendo l'Europa occidentale, e l'Asia, soprattutto l'Asia, dove ci sono le condizioni che una o più potenze possano, utilizzando grandi risorse, riassumere un ruolo su scala globale. Quindi l'allusione già alla Cina, che allora era molto molto indietro di quanto fosse ora, ma anche a una possibile poi evoluzione di quello che poteva avvenire. Ebbene, da quel momento gli Stati Uniti e la NATO, quindi di conseguenza, utilizzano il momento più favorevole possibile. In Russia c'era Yeltsin, se ve lo ricordate, che praticamente cedeva via via di fronte alle richieste di Washington. Quindi ormai la davano per vinta la partita. Ed ecco che iniziano a riconvertire, dicono di orientare la loro strategia. La guerra del Golfo, la prima guerra contro l'Iraq, è la prima guerra combattuta nel periodo ormai che possiamo definire del dopo guerra fredda, che non era motivata dalla tradizionale minaccia comunista, la minaccia sovietica, ma era una altra situazione. E da allora è tutto un susseguirsi di guerre, cioè sotto impulso statunitense, ma con la NATO che si riorienta, passiamo da una guerra contro la Jugoslavia, che è una guerra che approfitta del momento in cui la federazione si stava non disgregando, ma si stava dimostrando in un periodo molto, molto critico, dopo la morte di Tito, c'erano spinte centrifughe, si sarebbe potuto risolvere in un altro modo, ma già la Germania e appunto gli Stati Uniti che prendono la leadership riescono a praticamente utilizzare la situazione per praticamente demolire uno Stato. Cioè questa è la strategia USA-NATO,
demolizione di interi stati. Viene demolita la Federazione Jugoslava. Ma per quale ragione? Perché la Federazione Jugoslava costituiva forse un pericolo per l'Occidente? Ma assolutamente no. Assolutamente. Allora per quale ragione? Perché si voleva sfondare a est. E questo Stato non allineato di mezzo era solo. Quindi si demolisce letteralmente. E a quel punto la NATO sfonda a est. Non a caso proprio nel 1999, mentre si attacca la Moldavia, c'è il primo allargamento della NATO a est, ingloba Polonia e Repubblica Ceca, Ungheria, e via via poi, in vari passaggi nel 2004 e nel 2008, la NATO ha inglobato tutti i paesi dell'ex patto di Varsavia, tre della ex Unione Sovietica, cioè le Repubbliche Baltiche, e due della ex Jugoslavia demolita con la guerra. Dopo questo passaggio si arriva poi alle altre guerre, le note dopo il 15 settembre, e qui ci sarebbe dato che non capito e non lo altro, nel senso che dico che non sono tra quelli che pensa che la lezione ufficiale sul 15 settembre sia falsa, chiudo parentesi, e si arriva di nuovo alla guerra che porta all'occupazione dell'Afghanistan, perché lì c'era un terrorista, Bin Laden, già alleato della CIA, alleato degli Stati Uniti, quando si trattava di combattere l'Unione Sovietica in Afghanistan, addestrando, finanziando, armando i mujahideen, ma che a quel punto diventa il nemico comodo, diciamo, gli si attribuisce tutto e si parte a occupare un paese in Afghanistan che chiaramente ha ancora oggi un'importanza strategica primaria. Basta guardare la carta geografica per capire che l'Afghanistan è praticamente una posizione importantissima sia nei riguardi della Cina confinante sia nei riguardi della Russia. E dopo, dopo l'Afghanistan, con vere e proprie invenzioni importanti, ricordate da Power al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, le armi di distruzione di massa di Saddam Hussein, eccetera, invadono l'Iraq. Di guerra in guerra.